Ciao ragazzi, oggi voglio recensire con voi questa scatola, è un nuovo prodotto della Centosphère, che è un'azienda francese, si chiama Eco Moulage Popsine e questo è quello della linea pasticceria. Vi faccio vedere velocemente la scatola, eccola qua. Dietro troviamo il contenuto. Allora, dice che questo appunto è un kit per creare un assortimento di torte a più piani, panini, croissant, cupcake. Una volta rimosse dallo stampo, queste golosità sembrano fatte di porcellana. Praticamente questo materiale che appunto vedete qua tramite barrette si chiama popessine ed è un materiale che viene sciolto in forno a microonde o a bagnomaria, diventa liquido. Ed è naturale, quindi non è come diciamo la resina. Si può utilizzare diverse volte, quindi anche se la creazione vi viene male potete rifarla. Ed è quindi anche considerato un materiale ecologico. Ma vediamo l'interno. Allora, questo è il manuale dove ci dice che all'interno troviamo 4 blister di popsine. Uno stampo, una coppetta, un pennello in feltro e delle tovagliette da ritagliare. Cosa ci serve per utilizzarlo? Il forno microonde, una bacchetta per spiedo e un paio di forbici. Qua spiega velocemente, diciamo, il modo di utilizzo. Quindi vedete, si rompe a pezzettini la popsine, si mette in forno microonde, poi si fanno i dettagli. Dovrebbe asciugare in 10-15 minuti, la popsina si asciuga già, quindi si può togliere dal misurino e fare un'altra colata e così via. Ecco qua. Poi col pennarello si possono fare i dettagli. Poi c'è in diverse lingue, quindi il francese, lo spagnolo, il tedesco e poi arriviamo all'italiano. Qua spiega proprio in generale come funziona, che poi comunque lo vedremo insieme perché vorrei utilizzare questa confezione insieme a voi. Qua poi ci propone diversi abbinamenti di popsine per creare altri colori, quindi colore albicocca, fragole panna, vaniglia, caffè e cioccolato al latte. Ma andiamo avanti col contenuto. Allora, questo è il foglio dove appunto vediamo le tovagliette da ritagliare. Se poi vi può interessare, sul sito della Centosphère ci sono altri kit da stampare e ritagliare. Abbiamo il pennarello, in questo caso verde, di un esempio per fare verde pistacchio, per fare i pezzi di pistacchio. Poi abbiamo lo stampo. Ecco qua, guardate che bello che è, quanto dettagliato. Ecco qua, quindi ci sono un po' di tutto, dai biscotti, torte, croissant. Ecco qua. Poi abbiamo il misurino, molto semplice. E queste sono le barrette di popsine. Eccola qua. Quindi questo è il colore neutro. Sentite, sono proprio ceramica. Color cioccolato. Questo color fragola. E poi quella più grande, che è questa, che è color giallo. Questo è il contenuto. Adesso vi saluto, ci spostiamo in cucina per iniziare a lavorare con la popsine. A dopo, ciao ciao! Ciao ragazzi, eccoci qua in cucina per testare l'Eco Moulage Popsine della serie pasticceria. Per ottimizzare i tempi ho già spezzettato i quadratini della popsine. Vorrei iniziare con il color fragola, questo. Ho già inserito 8 quadratini, ora mettiamo in forno a microonde. Allora,
Loro ci propongono questa tabella, appunto per 8 pezzettini, e poi dipende da forno microonde a forno microonde, 160 gradi, scusate, 160 watt, 180 watt per 2 minuti, oppure 136-150 watt 2 minuti e mezzo, insomma dipende dal vostro forno microonde. Il mio come minimo fa 160. Quindi andiamo su questo, quindi per 2 minuti, allora lo impostiamo. Vai. Dovrebbe essere pronta. Proviamo a controllare. Qua, provate a vedere. È rimasto ancora un pezzettino, quindi facciamo finire. Eccoci qua. La popsina. Vediamo se ha formato delle bollicine. Qua dicevano che se per caso se dovessero formare attende si dovessero formare attendere qualche istante perché avrete riscaldato eccessivamente. Quindi devo aspettare un attimino perché se no si potrebbe danneggiare lo stampo. Allora, intanto decidiamo che stampo utilizzare. Allora, io direi di provare a fare anche la torta, la parte alta e la parte bassa. Allora. Proviamo con lo stecchetto di legno. Ma non è poi così semplice. Diciamo che questo probabilmente lo rifarò, ragazze, perché non sono molto convinta del risultato. Proviamo a fare la parte bassa se magari riesco ok, vi mostro un attimino che è venuto un macello, diciamo questa bacchetta di legno è un po' sconsigliata. Dovrò trovare un altro metodo. Vediamo se fare uno stampo pieno. Ovviamente è molto più semplice. Adesso il contenuto di questo va lasciato riposare per circa 5-10 minuti in modo che si solidifichi e posso toglierlo e fare un'altra colata di un altro colore. Ci vediamo dopo. Ciao ciao! Eccoci qua, tornati. Allora, devo dire che ci è voluto un pochino di più di 10 minuti, quasi una quindicina. Sono intanto riuscita a sistemare anche le puntine, grazie allo stecchino. Infatti, diciamo, qua sulla forma, sullo stampo si è asciugato abbastanza velocemente.
mentre nella coppettina ci ha impiegato di più. Con lo stecchino, vedete, sono riuscita anche un po' a togliere la parte, diciamo, dove avevo versato, perché quella è un pochino più difficile da togliere. Poi basta stringere i lati della coppetta e lo stampo viene giù. Quindi avete questa forma qua che poi basta rimettere dentro al contenitore e si può riutilizzare. Intanto lo metto dentro a questa coppetta. Allora, adesso ricominciamo, quindi mettiamo dentro altre 8 barrettine. Eccoci qua, quindi facciamo questo colore giallino. Mettiamo dentro e 2 minuti. Ed eccoci qua. Do un attimo una mescolata. Perfetto. Ed è un colore tipo pasta, sì, pasta, pane, diciamo, ideale per i dolcetti. Adesso andiamo a metterlo. Poi faccio anche la baguette. E vediamo. Adesso aspettiamo sempre i 10-15 minuti che si asciughi e ci vediamo dopo. Ciao ciao! Rieccoci di nuovo qua, ragazzi. Allora, la popsine si è asciugata, però vedete che questa baguette ha praticamente tutta strabordato, quindi non mi piace. Allora la togliamo. Vedete come è venuta? Quindi io posso romperla, rimetterla dentro al contenitore e rifarla. Per questo appunto la popsina è considerata un materiale ecologico perché si può riutilizzare all'infinito. Vi faccio vedere anche, vediamo, beh, questo è il pezzo di crostata che non mi piace, quindi anche questo lo buttiamo. Mentre vediamo, c'è il croissant, eccolo qua, che è venuto molto carino. Guardate anche quanto è lucido. E poi abbiamo questo dolcetto. Vediamo questo se scende. Eccolo qua, molto carino anche questo con i lamponi. Ok, allora adesso io andrò avanti a fare tutti gli altri stampi. Ci vediamo a stampi ultimati. A dopo, ciao ciao! Eccoci qui ragazzi a creazioni ultimate. Ho finito completamente tutti i quadrettini della popsine. Ora vi mostro le cose che sono le creazioni che sono completate. Allora abbiamo questa baguette, vedete come sono lucide.
Poi ho fatto due eclair. Eccole qua. Un croissant. Un panino. Biscotto. Poi questi due dolcetti. Questo biscotto al cioccolato, la crostatina al cioccolato con la marmellata di lamponi. Poi ho fatto queste cupcake, sì, tortine più che altro, guardate che belle. Così, la versione così con la cioccolata, questa con le punte. Gli sbuffetti di crema alle fragole, diciamo. E poi con il pennarello in dotazione, che è appunto questo verde, ho decorato sia la forma base che appunto ho fatto dei puntini di pistacchio, sia questo modello che anche su questo. Poi passiamo alle torte. Eccola qua. Sì, le torte sono molto carine, anche queste le ho colorate con il pennarello. Non mi sono venute proprio perfette, però sono carine. C'è sia questa che questa alla fragola e cioccolato. Vedete che ci ho abbinato anche il portatorta. Eccola qua. Vedete quanto sono lucide. E infine c'era anche questo, proprio portatorta, molto carino, che si apre così, e dentro ho messo questo. Eccolo qua. Quindi le creazioni le ho finite, sono molto belle, sono molto lucide, molto importanti, diciamo, perché rendono, sentite che sono proprio un po' ceramica. Se volessi riutilizzarle, potrei di nuovo colarle, farle riscaldare, sciogliere tutte in forno microonde, quindi se mi stufo posso rifarle. E, diciamo, è un po' impegnativo perché ci vuole un po' di tempo tra una colata e l'altra, aspettare che si asciughi, però, diciamo, dà ottimi risultati. Se volete acquistare il prodotto, ho visto che lo vendono sul sito www.perlinedastirare.it, dove potete trovare sia questa box pasticceria, c'è quella del picnic, galassia fluorescente, qui ci sarà la popsina proprio che si vedrà al buio, c'è un kit di 12 pennarelli, quindi potete fare tutte le sfumature, i colori che volete, il salvadanaio, e poi loro vendono proprio i blister di tavolette di popsine in tantissimi colori diversi. Quindi se volete provare anche voi, andate pure sul sito. Per il resto è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, un bel like. Se non siete iscritti, mi farebbe molto piacere se volete iscrivervi al mio canale per vedere le prossime novità. Un grosso bacione. Ciao ciao!